di Avis e insomma era un po' la miseria. No, però mi collegavo anche al discorso di Gianni Motta riguardo al fatto della nostra della migrazione, ed è giusto che ci sia una testimonianza di questo tipo per queste nuove generazioni che verranno avanti e che sono portate a vedere tanta immigrazione, perché adesso vediamo tutti i giorni sui giornali, sui telegiornali, arrivano navi, arrivano di questa, arrivano di quell'altro con delle grandi tragedie. Ed è giusto far sapere, specialmente alle nuove generazioni, che anche da qui sono partiti un tempo quelli che erano i nostri migranti. Un collegamento anche per quello che dicevi tu prima, Carlo, per quanto riguarda il fatto del territorio. Secondo me il nostro è un territorio che ne parlavamo anche prima, per infrastrutture o quant'altro, purtroppo è abbastanza degradato, un po' messo da una parte. Il fatto stesso però che ci sia un consorzio Oltrepò che ci lega, che ci porta avanti e che cerca di tutelare e di salvaguardare il nostro territorio, che va diciamo da Felonica a San Benedetto, ma poi va anche oltre nel Sinistra Secchia, su Taranto, Teggiano e quant'altro, io credo che questo sia veramente importante, perché dobbiamo fare quella rete necessaria a promuovere il nostro territorio, perché, come diceva appunto Gianni prima, un territorio di anziani, un territorio che ha poche opportunità per i giovani, e quindi è giusto comunque che ci sia questo interagire per portare avanti proprio la territorialità nostra.